Oggi è un giorno importante perché noi ricordiamo il 30° anniversario della scomparsa di 5 nostri concittadini, 5 donatori di sangue che andavano a Firenze a donare il loro sangue per un intervento chirurgico. Purtroppo il 29 agosto del 1988 sulla E45, quando ancora non c'era il Jersey e quando c'erano attraversamenti a raso molto pericolosi, furono coinvolti in un terribile incidente stradale in cui 4 di loro morirono subito e l'ultimo morì dopo circa un mese. Noi vogliamo ricordare questo gesto enorme di solidarietà che è costato loro la vita e diciamo perché venga ricordato e venga anche capito che diciamo si può spendere anche un'ora e mezzo del proprio tempo per aiutare concretamente gli altri diventando donatori periodici. Il donatore periodico è una persona che salva concretamente vite umane, salva la propria salute, la protegge e in più fa un'opera e un gesto che è un dovere sociale previsto dall'articolo 2 della Costituzione. Vorrei anche aggiungere che questi donatori che persero la vita aiutarono a salvare dopo la loro scomparsa anche altri umani, infatti noi nella lapide abbiamo scritto aiutare gli altri sempre anche oltre la vita, perché dopo la loro morte si iniziarono i lavori per la messa in sicurezza della E45 e fu anche stabilito il principio che da quel momento in poi si sarebbe spostato il sangue e non i donatori, quindi loro con questo sacrificio continuarono anche dopo la morte a salvare altre vite umane. Sì, io avevo 5 anni e mezzo quando è accaduto l'evento della morte di mio padre, insieme a altri 4 amici andavano a Firenze a donare il sangue e ci fu un tragico incidente sulle 45 che all'epoca non aveva neanche il New Jersey che divideva le 4 corsie. Quindi è stata un'esperienza forte anche a livello umano. Io e la mia famiglia abbiamo affrontato questi 30 anni in modo impegnativo, con un ricordo forte e con una morte che comunque è stata una morte fatta, accaduta anche per aiutare gli altri. Quindi un bel esempio, questo senza dubbio. E quindi anche tu sei un donatore? Sì, io non con la stessa frequenza e costanza con cui donava lui, però spesso vado a donare il sangue, sì.